Non faccio spesso bozzetti astratti o mosaici astratti, sono più sul figurativo, ma mi permette un po' di ecco, lasciarmi andare, giocare molto sul colore, sulla texture, sull'andamento. Per me il mosaico non è il fine di un'idea, di un'opera che voglio realizzare, quindi è un mezzo che utilizzo per vedere fino a che punto può spingersi l'idea che ho avuto, quindi è un mezzo in più. Io non ho mai tralasciato la pittura, è stata sempre la mia principale arte, diciamo, assieme alla musica. Creare tutto un processo pittorico attraverso la pietra. Questo mi ha stimolato molto, perché poter rendere qualcosa di fluido evanescente anche con un materiale duro, quindi con una pietra, è come una magia. La pittura, come dicevo prima, è per me un gesto veloce, quindi un gesto capace di liberare delle pulsioni interne, delle immagini che ho metabolizzato prima, quindi con dei discorsi dietro ovviamente, delle riflessioni. Quindi la pittura è molto gestuale. Il mosaico è qualcosa che interiorizza un po' il gesto, ecco. Quindi c'è bisogno di tempo. È quasi un'ipnosi, l'ipnosi del segno, se vuoi, del disegno, dell'idea. Assieme al mosaico c'è la pittura, c'è la musica, suono parecchio, compongo, scrivo, la scrittura è molto importante. La scrittura, è molto vicina al mosaico, forse più vicina, rispetto alla pittura. Nel di comporre, Sì, ricomporre. esatto. Ha come uno stesso processo creativo molto simile al mosaico. Quindi sì.